L'Ilva di Taranto a meno di un mese dall'udienza preliminare con 50 indagati per disastro ambientale, un altro operaio muore di tumore, una decina i casi analoghi nello stesso reparto denunciati dai sindacati, il servizio di Giulia Palmieri. Come si vive? Con la paura. Abbiamo paura, molti sono controllati, hanno fatto per i propri soldi le visite per vedere se sono malati o no. Sono spaventati gli operai dell'Ilva, hanno paura che si ripeta quello che è accaduto al loro amico e collega del reparto carpenteria, Nicola D'Arcante, stroncato in 6 mesi da un tumore alla tiroide, morto ieri a 39 anni. In quel reparto dove lavorava Nicola, una incidenza particolare di malattie della tiroide e anche di qualche patologia tumorale, si oscillava fra 5, 10, 15 casi. Casi sospetti, tutti racchiusi e denunciati in questo esposto del sindacato. Chiede chiarimenti sui rischi per la salute degli operai dentro alla fabbrica. Fuori, quei fumi rossastri che per la procura continuano ad avvelenare l'aria di Taranto. Fra un mese 49 imputati si presenteranno in udienza preliminare. Troppe le morti e le malattie riconducibili all'attività di quei camini. Lo sostiene la perizia del tribunale, lo urlano da anni gli abitanti di Tamburi e dei quartieri vicini allo stabilimento. Qui vive anche Sabrina. Neanche 2 anni fa piangeva la morte del padre, ex operaio Ilva, malato di tumore ai polmoni. Oggi è di nuovo vestita in nero. Nicola era suo cognato. Sicuramente la tutela dei lavoratori, bisogna avere un lavoro, ma qui si muore e si continua a morire e non è giusto per nessuno.